In questo video andremo a vedere tutti gli eventi dalla Season 3 alla Season 9. Il cubo, la farfalla, la votazione, l'eruzione del vulcano, la cometa, qualsiasi cosa. Voglio che mi scriviate nei commenti da che season giocate, quindi quali eventi avete visto e quali invece no, anche perché non tutti gli eventi sono stati visti da tutti, immagino. E soprattutto vi ricordo di sostenermi nello shop col codice creatore OctiPFE quando shoppate e mandatemi le foto su Instagram che vi reposto. Detto ciò, buona visione. E direi di partire subito dalla Season 3 e da quello che è il meteorite. Ma soprattutto bisogna togliersi il cappello e mettersi le cuffie, altrimenti non sento proprio una tenchia. E qua vediamo il meteorite gigante in alto e un piccolo meteorite che cade sempre di più verso la nostra mappa di Fortnite e che chiaramente inizia a danneggiare quella che è la mappa di Fortnite. Questi meteoriti si vedevano già, diciamo, verso la fine della Season 3. Infatti arrivavano i meteoriti e a volte ti distruggevano le strutture, come in quel momento lì. Guardate che faccia fa questo. Queste robe succedono sempre, non so se ve lo ricordate. Io me lo ricordo benissimo perché uno di quelli praticamente mi distrusse una struttura. Proprio alla base io caddi e morì di danno da caduta per colpa di uno di questi qua. Quindi altro che se me li ricordo benissimo. Qua vediamo Ninja che gli è caduto il meteorite attaccato. E beh, e qua un meteorite che danneggia un pochetto quelli che sono i magazzini. Ed eccolo qua, il video trailer della Season 4, quando il meteorite colpì la mappa e si formò quell'enorme cratere che purtroppo tutt'oggi è ancora lì di sprofondo stantio, veramente, basta, sprofondo stantio, basta. Vabbè, me la slurpo. Ed eccolo qua, l'enorme cratere con tipo il coso del visitatore al centro, che tutto il governo di Fortnite stava cercando di scoprire, di capire che cosa ci fosse dentro quella super navicella. Io mi ricordo questo periodo, era orribile atterrare lì perché, cioè, dalla base fino al fuori ti sparavano dappertutto perché non c'erano gli alberi a coprirti o altre robe. Ed arriviamo nella Season 4, l'evento del razzo. E ricordiamo anche Omega contro Carburo, è molto importante. La base di Omega, la base di Carburo, il razzo che deve partire, oh sì. Io feci la live e non mi persi questo evento assolutamente. Beh, a parte che io non mi sono perso nessun evento. Qua vediamo il razzo che parte. Mi ricordo tantissimo quando tutti pensavano che Pinnacoli sarebbe stato distrutto, perché alla fine praticamente l'Epic Games ha sempre giocato su questa cosa di distruggere Pinnacoli, distruggere Pinnacoli, distruggere Pinnacoli. E se vi ricordate bene, il razzo torna giù, sta per distruggere Pinnacoli, che però si salva in corner all'ultimo. Mi ricordo l'emozione che si provava perché nessuno sapeva a che cosa serviva sto razzo. Poi il pezzo che cade ad Anarchy Acres, che ormai non esiste più, Acri Anarchici, pazienza. Ecco qua, qua si pensava stesse per distruggere Pinnacoli. Ce l'ha giocata bene la Epic, ce l'ha giocata bene. Ce l'ha giocata benissimo. Guarda, anch'io ho fatto sta reazione. Uguale, uguale, uguale. Ma tutti, tutti quando vedevano Pinnacoli dicevano no. E invece l'Epic Games fa trol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 o. Guarda, tutti tristissimi. Tristissimi tutti. E poi, se vi ricordate, il razzo sbuca da varie dimensioni, ritorna, rientra, porta indietro nel tempo alcune cose, insomma fa un sacco di cose a caso. Non so se ve lo ricordate che ha fatto tutto il giro della mappa, compariva, spariva, ecco qua, tipo scompare e poi ricompare, eccolo qua infatti. Che poi tutta la crepa è rimasta nel cielo per tipo un sacco di tempo. Non so se vi ricordate, raga, assurdo. Veramente, veramente. Che ricordi. E, cioè, a me sembra ieri ed era la Season 4, raga. Era un anno fa, praticamente. Cioè, ma vi rendete conto? Eccola qua, la crepa che poi è rimasta nel cielo per giorni e giorni e giorni. E tutti si chiedevano che cosa significasse, che cosa comportasse quella crepa. Season 5, la season del cubo. E il cubo, secondo me, è stata la cosa più brutta che sia mai successa, perché quel cubo non significava proprio niente. E tuttora non mi spiego esattamente perché debba comparire un cubo gigante da un fulmine della crepa nel bel mezzo della mappa. Non so se ve lo ricordate. Bam, fulmine,
e compare il cubo. Ecco, ninja, ma è un evento questo? Ma che sta succedendo? Poi che culo che ninja era proprio lì in quel momento. Oh, di tutti i posti in cui poteva essere ninja era proprio lì in quel momento. Quando il mega fulmine creò il cubo. Anche lui. Ma che... Ma si è spostato via dalla sedia. Loro, what the fuck? E poi il cubo che aveva iniziato a girare per tutta la mappa completamente a caso e faceva queste rotazioni che poi schiacciavano tutti e ti uccidevano di brutto. Poi se sparavi al cubo ti uccideva, ti sbalzava via. Boh, il cubo è stato proprio l'evento che mi è piaciuto di meno in assoluto. È anche quello che ho seguito proprio di meno, perché non aveva per me un significato. Mentre tutte le cose, il razzo, il meteorite, cioè Fortnite ci aveva dato tanti indizi e tante cose su cui lavorare, il cubo fu una cosa proprio un po' a caso. Ed ecco qua quando il cubo entrò dentro il lago e lo trasformò in una roba rimbalzosa. E quello mi divertì un sacco. Mi divertì tantissimo nel rimbalzare per tutto il tempo. Forse era la versione migliore di sponde del saccheggio che noi avessimo mai avuto. Eccolo qua. Ma se uno stava in acqua in quel momento che succedeva? Boh. Ok. Qua, il lago che diventa... Boh, così, improvvisamente... diventa tutto... Loro cercano di buttarsi. Scoprono che si può rimbalzare. Mi ricordo anch'io questo giorno, mi divertì tantissimo. Che poi durò per quanto? Uno o due giorni al massimo quella roba. Season 6. La Season 6 è quella di Calamity, forse secondo me è il pass battaglia migliore in assoluto. Quando c'era questo cubo al centro di Loot Lake con l'isola che volava. Secondo me è la season migliore in assoluto. Mi è piaciuto tantissimo il vortice in centro. Era divertentissimo, mi buttavo sempre qua, facevo sempre un sacco di kill, mi piace proprio. E l'evento me lo ricordo, ero con Mango, Luca di Cicco Cugini, forse c'era anche Pazzox, mi ricordo benissimo questo evento in live, che il cubo iniziò a girare e finimmo tutti nella dimensione eterea, secondaria. Ecco qua, quando ha iniziato a girare potentissimo, e bam, tutti finirono nella dimensione eterea. Io l'avevo detto che sarebbe stata un'esplosione enorme, tipo... Tutti stupiti, nessuno che capisce niente, perché dopo tutto cosa puoi capire di tutto ciò? Non lo puoi sapere, cioè non sai cosa significa. E alla fine in realtà non succede niente, c'è una farfalla che ti gira intorno, tu la tocchi e poi ritorni nel mondo reale, quindi boh. Però se ci pensate, Loot Lake è tipo stato bersagliato da 70.000 eventi, il cubo che ci va dentro, il cubo che tira sull'isola, il cubo che ritrasforma il lago in una zona monumentale. La gente che scava nel lago perché il volto è sotto il lago. Cioè, praticamente di tutto è successo in quel tutto, eh. E qua vediamo la farfalla che girava intorno a ognuno di noi. Tu la tocchi e lei... Ecco qua il momento. La farfalla si posa, tu la guardi, lei esplode tutto. Mi piacciono le facce di sti streamers. E poi abbiamo la zona monumentale, appunto, che è stata creata dopo il cubo. Questo era l'evento di Capodanno, giusto? Sì, 5, 4, 3, 2, 1, Capodanno. Mi piace che lui a Capodanno proprio stava giocando e streamando Fortnite, ci sta. Ci sta. Come cosa sta succedendo? È Capodanno, vecchio, è Capodanno. Poi abbiamo avuto quello che è l'evento del Re dei Ghiacci che ha congelato tutta la mappa. Lui che si alza in cielo e che congela tutto. Tutta la mappa. Oh, attenzione la bufera. Attenzione la bufera che congela tutta la mappa di Fortnite. Poverino lui che vola via. Poverino questo qua congelato a mezz'aria. Un blocco di ghiaccio cade e si spacca. Io me lo sono perso questo evento in diretta. Me lo sono perso purtroppo. Coperta di nebbia, di mostre di ghiaccio e di neve dappertutto. Poi abbiamo l'ultimo evento. L'ultimo evento, Season 8. Quello che praticamente tutti si sono persi, perché non è andato questo evento come doveva andare. L'evento della votazione della Drowngun. Appena si è aperto quello io mi ci sono buttato subito dentro. Non sapevo se era la cosa giusta da fare o no, ma mi ci sono buttato senza timore. E ti portavano in questa stanzina qua, dove potevi iniziare a colpire quella che era una di queste colonne. E nella mia lobby tutti erano sulla Drowngun. Ecco, questa era praticamente la mia lobby. Tutti sulla Drowngun.
e alla fine la Drum Gun ha vinto ed è tornata in game, come sappiamo bene. E per finire, l'evento dell'eruzione del vulcano, l'evento che ha distrutto Corso Commercio e Pinnacoli Pendenti, che rimarrà sempre nei miei cuori, Pinnacoli Pendenti, e sul tizio che se l'è tatuata sul braccio nella sua versione vecchia. Ma a parte questo, Neo Inclinata è molto bella, sinceramente la preferisco di più a Pinnacoli. Certo, se ci fosse stata Pinnacoli e Neo Inclinata sarebbe stata comunque veramente veramente figo. Anzi, molto meglio sarebbe stato, due città big sarebbe stato molto meglio, ma vabbè. Che poi vabbè, il vulcano ha sparato tre lapilli ed è tutti esattamente sulle città. Pinnacoli, Commercio e vabbè uno sul blocco di ghiaccio, che però vabbè non ha fatto ingenti danno, almeno non adesso, magari in futuro vedremo. E attenzione, attenzione, il meteorite che colpisce, appunto, noi pensavamo colpisse il castello del Re dei Ghiacci e invece no, e questo è stato il meteorite decisivo. E chiaramente la Epic Games l'ha lasciato per ultimo. Attenzione signori, Pinnacoli Pendenti. E con questo il video si chiude con un buco nei nostri cuori lasciati da questi lapilli che hanno distrutto la nostra cara Pinnacoli Pendenti così come la conosciamo, tranne questa struttura qua che invece è rimasta intera, non si sa perché, vabbè.